questa domanda la gireremo tra pochi secondi direttamente a Diego Bianchi, Zoro, che ringrazio moltissimo per essersi collegato con noi dopo la trasmissione e la fatica di ieri sera, quindi doppiamente grazie. Buongiorno, Segnalo, grazie a voi. ciao Diego, da Cristoforo De Stefano che è intervenuto prima alla valorizzazione del tema della telemedicina, sul quale l'Italia è in grosso ritardo. Ci sono anche moltissime domande. Marco Baughini sulla questione del ruolo degli ospedali, che si chiede cosa possiamo fare praticamente per riaprire e evitare che diventino nuovi focolai. Questa domanda la gireremo anche ai prossimi relatori. Vittorio Agnoletto e gli altri medici che interverranno, però adesso mi pare importante approfittare della presenza di Diego Bianchi per girargli un po' la domanda che ha fatto Fabrizio Starace. C'è spazio, magari addirittura attraverso il servizio pubblico dell'informazione radiotelevisiva, i media, i social media, per iniziare un'opera di responsabilizzazione? Che non sia soltanto appunto l'opera prescrittiva, punitiva nei confronti di come gli italiani violano o non violano le regole. Possono avere i media un ruolo su questo o un ruolo maggiore rispetto a quello che stanno avendo? E poi ovviamente anche le altre tue considerazioni sull'incrocio tra questa pandemia e anche diciamo, la nostra società oggi. Diego, a te la parola. Ma intanto buongiorno a tutti, mi scuso un po' per i riflessi lenti, però come hai detto, diciamo, ho appena finito, nel senso che è l'unico giorno in cui esco di casa il venerdì, quindi per me è un po' una sbornia, no? Quindi poi finiamo tardi e ho così, il momento del sabato mattina per me è veramente un momento di un misto fra di depressione postpartum, no? Sai, quella cosa che ti ritrovi di nuovo a casa per una settimana, pronto ai deliri della settimana di tutti i tipi, belli e brutti, e ancora un po' ubriaco della sbronza del venerdì sera, di tutta, insomma, un po' di adrenalina che fa parte anche il bello, no? Del lavoro che faccio. Ed è anche una grossa responsabilità. Tu parlavi di responsabilizzazione, quindi come, diciamo, una delle tante, de tante pedine di questo sistema della comunicazione, no? Me la sento sempre, ce la sentiamo sempre, anche se noi facciamo un'informazione sicuramente atipica, mischiata con la satira, con molta leggerezza anche su temi pesanti, e a volte magari siamo pesanti su temi leggeri, però insomma, diciamo, è la nostra cifra, è la miscela che ci è venuta fuori negli anni e che ha contribuito a far sì che ormai siano sette e mezzo, ormai gli anni che lavoriamo insieme con questo gruppo di lavoro, e ci siamo creati un'identità che può piacere o meno, ma è anche una credibilità, soprattutto vorrei dire, su certi argomenti in particolare che continua negli anni. E dicevo, è una responsabilità che sentiamo tutta, soprattutto in momenti come questo, che ovviamente è un momento unico nelle nostre storie, ed è un momento dove l'unico tipo di informazione che ti arriva è appunto quasi unicamente legata alla pandemia che stiamo vivendo, ma tra l'altro c'è solo l'informazione, no? Parecchi programmi sono stati, per diversi motivi, per diverse ragioni, sono stati chiusi. Diciamo, noi siamo uno delle poche ancora che hanno anche dell'intrattenimento, quindi è anche un tipo di presenza davanti alla televisione. Ora parliamo della televisione, che è lo strumento più usato, che ti porta a pesare ogni parola che dici, soprattutto perché, appunto, prima sentivo parte dell'intervento precedente, poi basta una sfumatura diversa, non tanto da parte nostra quanto da parte dei politici, ma poi anche di chi racconta cosa hanno detto i politici, per provocare delle grandi reazioni nella popolazione, no? Si parlava delle file ai supermercati, dell'assalto appunto a supermercati, a farmacie, assalti che probabilmente, anzi sicuramente, non erano necessari, ma che sono stati percepiti come tali da chi ascoltava, di chi fruiva del messaggio del governo in questo caso, e poi anche di chi racconta il messaggio del governo.
ovviamente io parlo per me, ognuno parla per sé, ci sono tanti modi di raccontare questo momento, come ci sono comunque tanti modi, voi lo sapete bene, per raccontare tutti i momenti, anche la politica italiana, l'attualità, i problemi sociali che ci sono sempre. E quello che stiamo facendo noi con i nostri strumenti, che sono a volte insomma sembra un po' arte povera, però sembra, cioè povera ovviamente, diciamo, non abbiamo, io faccio i miei servizi, ormai non posso più uscire di casa e quindi li faccio da dentro casa, in questo senso dico. E quindi si cerca di ottimizzare con tutto quel che si ha, che in questo momento è un po' meno del solito, questo va detto. E, però cerco sempre di non parlare solo del coronavirus, di non parlare solo della pandemia in atto, ma di unire la pandemia a tutta una serie di problemi che comunque noi abbiamo raccontato sempre negli anni e che continuano ad esserci. Per esempio, ieri buona parte del mio pezzo in particolare è stato dedicato all'anniversario del terremoto dell'Aquila, sono passati 11 anni. E là comunque quel problema, quell'esperienza, quella ferita è sempre presente, presentissima. In più c'è la quarantena del coronavirus. Ieri abbiamo parlato dei ghetti della provincia di Foggia. Io ci andai nel 2014, sono passati 6 anni e la situazione è sempre la stessa. In più c'è il coronavirus. E così via. Abbiamo parlato di Taranto, per esempio, no? Il dilemma che c'è adesso, che quantomai attuale, non riguarda solo Taranto, ma riguarda tutta Italia, cioè quindi la lotta fra diritto al lavoro e diritto alla salute, che sono due diritti che dovrebbero coesistere, ma che a volte sembrano inconciliabili, e a Taranto quel problema ce l'hanno e in più c'hanno il coronavirus. Quindi insomma, cercare di essere sì monotematici, perché è inevitabile in questo momento, è difficile parlare d'altro, ma si può parlare d'altro, ovviamente considerando tutti gli altri temi di cui parliamo sempre, anche alla luce di questa situazione che ovviamente grava ulteriormente su queste esistenze, sulle persone. Cerchiamo di farlo anche con un occhio agli altri paesi del mondo. Per esempio, ieri abbiamo raccontato l'esperienza di due ragazzi italiani sardi che cercavano di rientrare in Italia dal Perù, dove erano andati in vacanza. E al di là delle difficoltà che hanno trovato con l'Italia, poi abbiamo scoperto in queste ore che in realtà la Farnesina ha messo fino a disposizione un volo per il 13 aprile, loro sono stati presi dai francesi, in realtà sono uniti a una comitiva francese, i primi ad andargli in aiuto sono stati loro, ma era molto interessante la considerazione che faceva la persona, un ragazzo che li ospitava in un ostello in questo paesino del nord del Perù, diceva qua il coronavirus è un virus per ricchi. E qua la distanza sociale ci si prende in giro se si chiede a delle persone che vivono in spazi molto ristretti una sopra l'altra di mantenere una distanza sociale. Chi cerca di far rispettare le regole è un esercito che opprime costantemente il popolo peruviano e deve convincere queste persone con le armi che lo sta facendo per il loro bene. Voglio dire, anche qui parlando di diritti, di libertà di ognuno, è una situazione abbastanza che impressiona. Dice, queste persone, i poveri in questo caso, sono carne per il Covid. Poi usava delle espressioni che devo dire sembrava veramente una sceneggiatura perfetta. Era stato un dialogo di un discorso di 1 minuto e mezzo di un'efficacia mostruosa. Era sto ragazzo in Bermuda, a torso nudo, tatuato, che parlava sorseggiando caffè. Ha fatto un discorso che in televisione raramente ho sentito dire con una lucidità così. Quindi ora non so se ti sto rispondendo, diciamo che è bene vedere secondo me questa pandemia, questa esperienza che stiamo facendo tutti, ognuno come può, ognuno ovviamente con i propri privilegi, questa cosa l'abbiamo detta da subito ed è evidente, no? Sia da quando c'erano tutta la distinzione fra quali fossero i lavori essenziali e i lavori non essenziali, poi cosa vuol dire lavoro essenziale? Essenziale per chi? Cioè, o tutti i lavori poi alla fine sono essenziali per chi li fa, no? Abbiamo detto sempre che il lavoro nobilita l'uomo, nel momento in cui faccio un lavoro non essenziale mi sento pure un po' scemo, cioè fino a ieri pensavo fosse essenziale, almeno per me. Quindi questa cosa però è tutta una situazione veramente con infiniti paradossi, anche ovviamente paradossi politici, se pensate... Che ne so, i messicani che non vogliono più gli americani in Messico, cioè adesso sono i messicani che alzano il muro verso il Messico, beh, verso gli Stati Uniti, scusate, perché? Perché negli Stati Uniti ci sono tanti contagi. L'anno scorso stavo a Tijuana a raccontare ovviamente il fenomeno inverso, tutte queste popolazioni che dal Sud America andavano negli Stati Uniti.
Oppure, questa cosa la dico sempre perché in quel momento mi ha fatto inevitabilmente ridere lo stupore di Salvini che dice l'Angola non vuole gli italiani, cioè l'Angola rifiuta gli italiani. Eh sì, cioè l'Angola paradossalmente in quel momento aveva più argomentazioni di quante ne abbia mai avuto l'Italia per rifiutare gli africani, per quanto discutibile. Ma poi ce ne sono infiniti di situazioni di questo tipo. Ieri l'Italia, che è stata considerata in questi giorni, non era più porto sicuro. No, porto sicuro per motivi ovviamente che sono questi legati a questa pandemia, dopo che abbiamo passato anni a parlare del fatto che la Libia fosse o meno un posto sicuro. Quindi riuscire a restituire tutta questa complessità è difficilissimo, ognuno cerca di farlo come può e come sa. Ovviamente si cerca di tenere i toni più bassi possibili, perché poi un'altra cosa, e chiudo questa risposta sperando di averti risposto, una cosa che noi che appunto passiamo e siamo oggettivamente un programma anche di intrattenimento, non solo di informazione, però noi in questi 7 anni, dicevo, sia quando stavamo in Rai che adesso alla 7, siamo sempre praticamente andati in diretta, e l'andare in diretta ha fatto sì che ci si trovasse al cospetto di vere e proprie tragedie, per cui noi alla seconda o terza puntata, mi pare, di Gazebo, ci trovammo col naufragio di Lampedusa, se non sbaglio, del 3 ottobre. Quindi un programma di satira, che cosa fa in quel momento in cui ci stanno tanti morti? Chiude o va avanti? Va avanti, non fa più satira, fa informazione. Abbiamo parlato di tutti i terremoti che ci sono stati in questi anni, li abbiamo vissuti in diretta, l'abbiamo raccontato in diretta andando nei posti, tutto il momento del terrorismo internazionale in Francia e non solo in Francia. Insomma, sono stati momenti di grande responsabilità dal punto di vista della comunicazione e del doverla fare. E noi diciamo che siamo riusciti più o meno bene, direi benino, a barcamenarci fra diversi registri, no? E quindi a restituire anche la gravità del momento per come lo vivevamo noi, che poi è come lo vivono tutti. Non lo so se ti ho risposto. Boh. Diego Bianchi, sì, credo che hai risposto intanto perché credo che poi Fabrizio Starace mi confermerà eventualmente, ma che questa opera di responsabilizzazione non può avvenire con messaggi freddi e burocratici. È importante che avvenga anche raccontando le storie. L'Associazione Luca Coscioni ha come motto dal corpo del malato al cuore della politica, perché riteniamo che a partire dalla storia del singolo malato, del singolo scienziato che si trova a vivere proibizioni che hanno conseguenze di violenza o di limitazioni inutili sulla propria vita e sulla propria attività, poi è anche più facile riuscire ad arrivare al cuore delle decisioni e delle decisioni politiche. Quindi grazie e complimenti per l'azione che stai conducendo con la tua trasmissione. Non so se Michele De Luca vuole aggiungere Grazie qualcosa. a tutti. Se posso, mi piacerebbe cogliere l'occasione. Sì, mi piacerebbe cogliere l'occasione dell'intervento di Diego Bianchi per Scusami sottolineare Fabrizio, quanto. ti presento perché non so se aveva sentito all'inizio Diego, Fabrizio Starace, che è uno psichiatra dirigente dell'Associazione Luca Coscioni e anche membro del neonominato comitato lo chiamo sulla riapertura, ma ha un nome più importante. Ah, ok. Mi Grazie. mancava quest'ultimo passaggio. Dicevo quanto possa essere importante il ruolo dei media in generale, non solo nel trasmettere informazione, ma nel realizzare vera e propria formazione. Formazione è qualcosa di diverso dall'informazione. Uno può sapere che le cose non vanno fatte, ma poi declinandole alla luce della propria storia, dei propri valori, delle proprie valutazioni di merito, decide in una direzione piuttosto che nell'altra. Ecco, la formazione invece è quel meccanismo sistematico attraverso il quale noi ci abituiamo ad adottare dei comportamenti quasi in maniera automatica. Faccio degli esempi. Se camminiamo per strada e incrociamo una persona, oggi è sempre più frequente vedere persone che prendono una distanza, che si recano sull'altro marciapiede. Ecco, questa
è una possibilità. Entrando in un supermercato senza mascherina, non dovremmo solo chiedere al singolo che non veste la mascherina di compiere, diciamo, il suo dovere, ma dovremmo attenderci che gli altri, non solo gli addetti a quella struttura, gli altri glielo richiedano, così come gli farebbero notare se avesse buttato qualcosa a terra dal finestrino dell'auto causando danno a tutti. E gli esempi potrebbero essere migliaia in questa direzione, ma è questo quello che io intendo quando parlo di valore normativo sociale, oltre alla responsabilità individuale. Sono consapevole che la responsabilità individuale non sempre è evocabile in maniera diretta per mille motivi diversi, ma è a questo punto che interviene il gruppo al quale tu appartieni, la comunità nella quale tu sei incluso. E io credo che se questo messaggio passasse, lo sguardo, soltanto lo sguardo critico della persona che tu incontri non vestendo la mascherina possa esercitare su te una funzione di ricordo della norma che tu devi rispettare, e anche una funzione di come dire, contenimento dell'eventuale pericolo che tu puoi determinare, che so, indicandoti che forse è meglio nel supermercato non entrarci se non hai la mascherina. Sì, sì, no, è tutto vero. Poi ovviamente ci sono gli eccessi, no? In questi giorni c'è anche un po' questa deriva poliziottesca, per cui c'è la gente che ti indica subito come se fossi l'untore, non per la mascherina, ovviamente. La caccia al runner è uno dei fenomeni di questi tempi veramente incomprensibili. Se ci pensate, sono delle scene. Ieri abbiamo mandato questa scena che avrete visto pure voi sui vostri telefonini, di questo ragazzo che correva da solo sulla spiaggia di Pescara. Insomma, diciamo, possibilità di contagio molto basse, molto ridotte. Con questo, non so se il poliziotto che gli correva appresso, una scena da film. Tra l'altro, è stato sanzionato con 4.000 euro questo ragazzo. Per carità, se ci sono delle norme da rispettare, vanno rispettate. Ma adesso veramente ci sono le persone che ti indicano dalla finestra, c'è veramente paura a sbagliare qualche comportamento. Comunque condivido ovviamente quello che si diceva. È sempre la misura che è la cosa più difficile. Quando si parla di responsabilità personale, è tutto lì. Ecco, quello, cioè, il livello di formazione che uno ha da prima della pandemia, quindi capisce dove fermarsi e dove. E quando diventi sceriffo, io vedo tutti questi video che poi noi mandiamo, anche perché hanno degli effetti inevitabilmente comici, di questi sindaci, alcuni che si sono proprio fatti prendere la mano e non vedevano forse l'ora di poter contare qualcosa, e vanno a caccia di persone, proprio dicono delle cose anche con posture, insomma, anche, insomma, abbastanza imbarazzanti, no? E modi incredibili. E vabbè, comunque sì, insomma, poi in questo momento vedo la cosa che mi preoccupa di più, sempre parlando di responsabilità personale, è questa fatidica fase 2, che mi terrorizza più della fase 1 personalmente, nel senso che la fase 1 ormai ce l'ho chiara, ho capito cos'è. La fase 3 più o meno, diciamo che me la ricordo, era quella di un mese e mezzo fa, no? Quella dove questa riunione magari l'avremmo fatta in un posto, che ne so, al ristorante, e adesso non si può. La fase 2, che è la terra di mezzo, è quella che proprio mi preoccupa più di tutte, perché quella veramente è affidata molta responsabilità personale. Già in questi giorni, siccome giustamente, per carità, vediamo tutti il bollettino delle 18, no? Della protezione civile, e anche quello che dice il governo, insomma, mediamente i messaggi sono impostati a un certo ottimismo, no? Sui numeri, così. Ho la sensazione che la gente abbia già capito che è finita. Liberi tutti, è cominciata l'estate e esce in giro, c'è più gente oggettivamente. Poi tutti avranno una motivazione. Ieri c'ero pure io in giro, ognuno ha la propria. Però la sensazione è che già, insomma, come dire, tra il fatto che ci si sia rotti inevitabilmente di stare in casa, il messaggio così e le esigenze che ci sono, perché tu poi non è solo voglia di trasgredire, ma è voglia di tornare al lavoro, bisogni economici, insomma, i problemi sono seri. Però la sensazione, se stiamo sempre parlando del pericolo per tutti noi, no? Di essere contagiati e che il virus continui a diffondersi, sta fase 2 oggettivamente, che è quella più di tutti affidata alla responsabilità personale, mi preoccupa molto. Ovviamente speriamo che tutto vada per il meglio, però certo. La vedo poco definita ancora, ecco, mettiamola così. Allora,
dicevamo nella prima parte dell'incontro, affidata alla responsabilità personale, ma anche alla adeguatezza del sistema sanitario e dei dispositivi di sicurezza per evitare che si ripeta, che proprio dal sistema sanitario possano arrivare magari proprio i maggiori pericoli nella creazione di focolai e punti di contagio.